Buon martedì e ben ritrovati con la rubrica di Radio Base, diritto di base, insieme al nostro avvocato Cristiano Marrazzo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, siamo pronti questa mattina perché tocchiamo un argomento che secondo il nostro avvocato è fattibile, cioè ha detto vabbè 5 minuti ce ne andiamo subito, ha fatto lo sborone oppure si tratta di un argomento di quelli triti e ritriti, secondo me per il pubblico invece è interessante. Vabbè, se devo dire la verità il motivo è perché devi andare tu in palestra. Quindi ma... facciamo presto. vabbè, diciamo così. Di essere essenziale, ok, e conciso. Per non perdere il corso di Zumba, ovviamente. Ovviamente che farei tu. Assolutamente Zumbi sì. Tu. Vabbè, allora, mettiamo i puntini sulle i e partiamo un po' da una base che è quella del credito, che ha delle caratteristiche, che è certo liquido ed esigibile. Quindi partiamo proprio dalle basi. Spieghiamo che cosa si intende appunto per certo liquido ed esigibile, quando parliamo appunto di crediti che derivano da fatture. Ok, proprio perché derivano da fatture, il credito in teoria dovrebbe essere certo, liquido ed esigibile proprio perché di pronta soluzione e non contestato. Resta inteso che quando c'è bisogno di recuperare il credito, sicuramente, voi per un motivo, voi per un altro, la fattura potrebbe essere contestata, indipendentemente dall'importo, ma forse anche per il tipo di attività che è stata svolta o meno da parte del presunto creditore. Ok, quindi diciamo che ci dà delle, tra virgolette, vuole darci delle garanzie, ma facciamo dei piccoli passi verso appunto l'obiettivo che è quello del recupero di un credito. Quali sono appunto gli step da fare e quelli che ovviamente consigli in qualità di avvocato per tentare di recuperare un credito da una fattura che non è stata pagata? Ai ai. Ecco, abbiamo il vaso di Pandora. Allora, no, va bene, molto, in linea di massima è molto semplice. Io presumo che prima che ci si rivolga ad un avvocato, colui che esige il credito, colui che deve essere pagato, abbia provato a richiedere il pagamento. Quindi in linea di massima lo si richiede quando c'è un ritardo nel pagamento, non c'è un pagamento tempestivo, e lo si fa in via bonaria sia a mezzo vie brevi che tramite eventualmente una raccomandata o una mail per sollecitare, diciamo, il cliente, anche perché è paradossale, ma nel momento in cui si va a richiedere un credito, successivamente quel cliente lo si perde. Ecco, oi. Perché diciamo, creditore si permette di vantare delle somme che sono dovute a lui, quindi nell'ottica, diciamo, del risparmio, quando si chiedono i soldi c'è sempre qualcuno che storce il naso. Sempre. E infatti facevamo riferimento appunto al sollecito scritto. Certo. Perché è importante che questi solleciti di pagamento siano inviati magari tramite posta certificata o raccomandata con avviso di ricevimento? È molto semplice, il motivo reale affinché venga fatto con questa modalità è per avere la prova certa dell'effettivo sollecito, che il debitore abbia ricevuto o meno la raccomandata o la PEC, è difficile da contestare. Giusto. E a livello contenutistico, perché a questo punto è importante utilizzare lo strumento giusto, certo, che ci dia la possibilità di dire guarda, carta canta, hai ricevuto questo sollecito. Cosa deve contenere a questo punto il sollecito per essere considerato magari efficace, completo? Cioè per non fare anche noi un errore che allora, poi ci possa essere contestato. Allora, premesso che è un po' più semplice per il semplice motivo che da quando la fattura è divenuta elettronica è difficile che il debitore non ecco. sappia. Basta aprire il cassetto fiscale e Drangt sta lì. Sì, sì, con l'allert, no? Sì, questa cosa qua. No, in linea di massima il contenuto della lettera è molto semplice. Il motivo, quindi si indica il mittente, il destinatario, il motivo della richiesta del pagamento, il numero della fattura, e in linea di massima si danno i fatidici 7 giorni, 5, 7, 10 a seconda dei casi. Per ottenere il pagamento. Successivamente, qualora non si riesce ad esigere il pagamento, ci si,
sia di si va allo step successivo. Si va allo step successivo per buona pace dell'avvocato. E infatti, che cosa si intende a questo punto per diffida ad adempiere e quali possono essere gli elementi che deve includere questa comunicazione? La diffida ad adempiere è quello che le ho detto prima, relativamente al fatto che... Quindi è già contenuta. Certo, è un invito al pagamento, una costituzione in mora, letteralmente lo si scrive proprio all'interno della lettera, una costituzione in mora, una diffida ad adempiere in un stretto giro, abbiamo detto 5-7-10 giorni, insomma, dei casi, della necessità anche del creditore. E qualora tale sollecito non dovesse avere i risultati sperati, si dovrà inevitabilmente agire in giudizio. Rifacendoci a quanto detto prima del credito certo di cui è esigibile, è possibile ottenere un decreto ingiuntivo, un ricorso per ingiunzione di pagamento. Dopo il deposito, il giudice metterà un decreto con le somme da pagare, gli eventuali interessi che sono dovuti, quindi interessi legali e moratori a seconda della materia che verte in fattura, e anche le somme da liquidare al buon avvocato. Ma vedo, noto che stiamo parlando già in legalese, quindi è già venuta la parte in cui è consigliabile andare da un avvocato, cioè quando è importante rivolgersi ed è consigliabile soprattutto rivolgersi all'avvocato. Allora, io consiglio di farlo tempestivamente, perché di solito quando non effettuano un pagamento nell'immediato significa che l'altra persona è in difficoltà oppure non vuole pagare. In questo caso forse l'avvocato potrebbe, tra virgolette, accelerare il procedimento. Il procedimento. Resta inteso che nel momento in cui si deposita un decreto ingiuntivo, poi il debitore avrà la sua possibilità per difendersi e contestare, qualora non abbia fatto precedentemente, il credito richiesto. Abbiamo già nominato la questione relativa al decreto ingiuntivo. Tecnicamente c'è qualche passaggio in più che possiamo raccontare ai nostri radioascoltatori per essere più puntuali? Oppure abbiamo toccato magari in maniera generica già tutti i passi e i passaggi? No, in linea di massima gli step sono questi, ovvero un sollecito di pagamento. Ci sono per esempio dei tempi da rispettare? No, perché nel momento in cui la fattura è esigibile, non, la messa in mora, tra virgolette, è un atto di cortesia. Okay. Il decreto ingiuntivo potrebbe essere ottenuto anche indipendentemente dal sollecito di pagamento. Quindi un decreto ingiuntivo che una volta emesso si notifica al debitore, il quale avrà per legge un termine di opposizione stabilito in 40 giorni, qualora sia un decreto ingiuntivo emesso in Italia. Ok, allora andiamo nel vivo dell'azione giudiziaria nel caso di mancato pagamento. Che cosa succede se il debitore non risponde alla diffida o al decreto ingiuntivo? Perché parlavamo appunto di un tempo in più che può essere dato. Se proprio c'è proprio silenzio stampa, cosa accade? In quel caso, all'esito, una volta emessa la formula esecutiva al titolo, quindi dal decreto ingiuntivo, è possibile notificare un atto di precetto e all'esito della notifica dell'atto di precetto, qualora ancora vi sia silenzio da parte del debitore, possibile procedere all'azione esecutiva, quindi un pignoramento mobiliare presso terzi immobiliare. Okay. Poi ovviamente dipende dalle somme. Dal tipo di... Sì, sì, dalle somme... Dalla fattura in... Sì, dall'importo, sì. Sì. Quello che ci tenevo a specificare è che non è detto che il decreto ingiuntivo venga messo solo per fattura. Mi può essere anche una scrittura con riconoscimento del debito, mi può essere un assegno insoluto, una cambiale. In quel caso, a differenza della fattura, che non è un titolo esecutivo, in quel caso è possibile ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Quindi è vero che restano i 40 giorni per proporre opposizione, ma... con il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo è possibile notificare decreto e atto di precetto, quindi si guadagnano dei giorni, dei tempi, per poter, esatto. Sì, si guadagna un po' di tempo per poter poi svolgere l'azione esecutiva. E a questo punto, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, quali sono le prossime fasi del processo giudiziario, cioè a cosa andiamo incontro? Allora, in quel caso, qualora dovesse esserci opposizione al decreto ingiuntivo, vi è un'inversione dell'onere della prova, in quanto colui che ottiene il decreto ingiuntivo dovrà essere in grado di dimostrare
che vanta effettivamente quel credito. Okay. Quindi dovrà difendersi, dovrà motivare per quale motivo esige quel credito, qual è stata l'attività che è stata svolta. Mm-hmm. E poi ovviamente il debitore dovrà dire in quel caso perché ritiene di non dover pagare. Ok, quindi entrambe le parti si dovranno mobilitare per portare acqua ai propri mulini, diciamo così. Al proprio così. Avvocato. Al proprio avvocato in questo caso. Allora, non solo acqua. Ecco, non solo acqua, perché di acqua, voglio dire, per 3 giorni possiamo stare senza bere, però... Per la palestra. Esatto, per la palestra. Arriviamo ai consigli pratici. L'avvocato vive di altro. Di altro, sì. È un essere particolare. Sì, sì, sì. Arriviamo ai consigli pratici per prevenire problemi di pagamento. Quali strategie, ecco, possiamo mettere in atto per minimizzare il rischio di fatture non pagate in futuro? Una vera e propria strategia non esiste. Mm-hmm. Perché oggi come oggi tutti possono vivere un momento di difficoltà. Sì. Quindi è inevitabile il fatto che ci si possa trovare in ristrettezze e quindi non riuscire ad adempiere effettivamente al dovuto in stretti termini. Quello che consiglio è per il creditore verificare l'effettiva solvibilità mm-hmm. del debitore, quindi cercare di comprendere prima se sia nel caso di specie un'azienda seria oppure inattivo, esatto. Assolutamente sì, se è fidelizzato. Nel caso del debitore, diciamo, è cercare di capire quanto possa valere guadagnare tempo tra virgolette nel non pagare subito, perché è normale, magari non pagare subito si guadagna tempo e ti alleggerisce momentaneamente, però uh-huh. poi dopo rischi di pagare somme eccessive tra le more e le spese legali. Sì, esatto. Assolutamente sì, quindi poi sono valutazioni strettamente personali sulle quali io inevitabilmente non posso che consigliare di affidarsi ad un avvocato. Il giusto avvocato. Mi raccomando, non sbagliate avvocato. Esatto. Questo deve essere un po' il nostro slogan. Esatto. Sì, sì, mi raccomando, non sbagliate avvocato. Sì, perché anche quello può portare degli elementi che... Ecco, però non diciamo troppo, chi vuole capire capisce. No, questo non ci mancherebbe, ci sono... Bene, allora noi ci... Sono tantissimi colleghi, non bravi, ma bravissimi. Ma come in tutti, davvero, nel mondo, a seconda di tutte le branche... Come i giornalisti, gli speaker radiofonici. Esatto, sì. Come i medici, gli ingegneri, tutte le categorie. A me è toccato il migliore di Radio Base. Non so. Vabbè, questo poi se lo faccia raccontare. Chiederò poi dopo in... Va benissimo. No, poi... ma già staccato. Esatto. Stavo dicendo... Allora, per evitare l'aumento di pagamento. Assolutamente sì. Avvocato, noi sì. Ci rivediamo martedì prossimo. Sì. Non spoileriamo nulla riguardo quelli che sono i nostri piani. Vada prima in palestra. Esatto, vado prima in palestra. Ci rivediamo il prossimo martedì per la nostra rubrica Diritto di Base. Grazie come sempre. Grazie ai radioascoltatori. Grazie a tutti. Vieni in palestra con me? Ho un impegno. Va bene, buona giornata a tutti. Buongiorno.